Proviamo una squadra che probabilmente ha uno dei migliori attacchi di tutta la Serie A in termini di uomini. Hanno 5 giocatori, tra l'altro 5 giocatori uno più bravo dell'altro, hanno imbarazzo della scelta in quella posizione. Quindi è una squadra che nel reparto offensivo ha le qualità migliori, quindi sarà una partita estremamente difficile proprio perché per le qualità che hanno, per la tipologia di squadra che noi siamo, quindi sicuramente ci creeranno dei problemi, però noi abbiamo delle qualità secondo me che possono creargli dei problemi. Quindi è una partita interessante, devo dire, quindi noi andiamo a giocarcela e ce la giocheremo con coraggio, poi vedremo cosa succede. Ma guarda, l'atteggiamento della squadra è sempre stato un buon atteggiamento, a parte col Verona, dove probabilmente, come ho già detto e ripetuto, abbiamo fatto un passo indietro in termini del gioco, in termini di difficoltà a giocare con il Verona, con quel Verona dopo 7 minuti o 9 minuti. Prendi gol, è una cosa estremamente difficile. Ha avuto problemi, grossi problemi la Roma, che sicuramente di qualità ne ha di più di noi. Sì, diciamo che non mi aspetto nessun regalo, è un momento così, però insomma, è inutile fasciarsi la testa. Bisogna capire che questo è il momento, non avremo nessun aiuto se non dai noi stessi, quindi testa alta. Beh, sì, è un reparto dove abbiamo qualche problema, però diciamo che giocatori che si possono adattare a centrocampo, ho anche l'opportunità di cambiare il numero dei centrocampisti, insomma, quindi le soluzioni ci sono, le abbiamo provate, quindi siamo preparati a questo, insomma.